Benvenuti a tutti per questo nostro primo appuntamento del ciclo di ebraismo online. Oggi il titolo di questo primo appuntamento è Ciclo Famiglia, Coppie e Figli. Diamo la parola a Rav Alfonso Arbì, rabbino capo della comunità ebraica di Milano, che ci parlerà del Non è bene che l'uomo viva da solo, da Bereshit. Prego, Rav. Rav, devi ridarti la parola. Ok, va bene, ci siete? Non so. Perfettamente, grazie. Ok, va bene. Allora, il verso è un verso della Torah, quello che dà il titolo a questa lezione. Il verso che precede la creazione della donna. Verso che troviamo al capitolo 2, versetto 18 di Bereshit, della Genesi. Vi leggo il verso. Vayomer Hashem Elohim, lotto veyota Adam levado, e se lo eser kenegdo. Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Farò a lui un aiuto kenegdo non sono in grado di tradurlo, perché vuol dire voler dire varie cose. È un termine molto 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 strano. Letteralmente kenegdo, letteralmente, se dovessimo tradurre letteralmente, è come contro di lui. Un mio maestro una volta mi disse che va tradotto esattamente così: la moglie è contro l'uomo, più o meno. Però non è esattamente quello, ovviamente non è l'intenzione. Va bene. Ora, questo verso è il verso che precede la creazione della prima coppia. La differenza fra l'uomo e gli altri, le altre parti della creazione, gli altri elementi della creazione, gli animali per esempio, e tutti gli animali vengono creati in coppia, mentre l'uomo non viene creato in coppia, l'uomo viene creato prima da solo e poi in coppia. In realtà la cosa non è così chiara nel testo. Il testo. Ci sono in realtà due modi di interpretare questo testo. Un modo di interpretare questo testo è la famigerata costola, per cui l'uomo viene creato come unico uomo. Dopodiché Dio vede che non è bene che l'uomo sia da solo, e a questo punto prende la costola dall'uomo, e la costola, intorno alla costola, viene costruita. Perché uso il termine del testo, Vaiven, viene costruita la donna. Questa è un'interpretazione, in realtà ce n'è un'altra di interpretazione, che in realtà l'uomo non viene creato, non venga creato all'inizio solo l'uomo, e poi dalla famosa costola della donna, ma che venga creato prima un essere che sia contemporaneamente uomo e donna, che abbia le due caratteristiche, quella maschile e quella femminile. È la creazione, è il fatto che poi queste due caratteristiche vengano divise, è la creazione della donna. La creazione della donna non sarebbe la famosa costola, ma sarebbe la divisione della parte maschile e della parte femminile dall'uomo originario. Questa interpretazione ha una base nel testo, perché la parola Sela, che indicherebbe la costola nel testo, in realtà è una parola che, se andate a vedere nella Torah, è usata per indicare non una costola, indica anche quello, ma per indicare una parte. Okay, se andate a vedere, per esempio, le parashot della Torah sul Mishkan, sul santuario nel deserto, vedrete che nel santuario del deserto si usa la parola Tsela. Quella non indica ovviamente una costa, ma indica una parte.
E quindi darebbe, insomma, sarebbe un sostegno a questa interpretazione per cui in realtà prima viene creato un uomo con le due caratteristiche, maschile e femminile, e poi quest'uomo, queste due caratteristiche vengono separate. Bene, noi ci soffermeremo non tanto su quello, non tanto su... Soltanto faccio una piccolissima parentesi, interpretare questi, i primi due capitoli di Bereshit è di una difficoltà estrema. Okay? I due primi due capitoli della Genesi sono di una difficoltà estrema, molto difficili da interpretare, ci sono moltissime interpretazioni, non ci addentreremo in nessuna di queste interpretazioni, non è questo il nostro argomento oggi. Oggi è questo pasuk. In realtà noi ci soffermeremo soltanto su questo verso in cui viene detto che non è bene che l'uomo sia solo. Faccio una premessa a questo verso. Il termine usato in questo verso è lotov. Non è bene, non è buono. Ora, questo termine tov è un termine che troviamo in tutta la creazione. In tutta la creazione noi troviamo nei sei giorni della creazione noi troviamo il termine tov. Quando è che troviamo il termine tov? Lo troviamo ogni volta, a ogni giorno della creazione, in ogni momento della creazione, c'è scritto a conclusione della creazione Vayar Elohim Kitov, Vayar e divide Dio che era buono. Okay? Dio crea la luce e vide Dio che era buono. Dio crea le stelle e vide Dio che era buono. Dio crea gli animali e vide Dio che era buono. Questo è quello che c'è scritto nella creazione. E poi, alla fine della creazione, abbiamo un versetto che dice Vayar Elohim et kol asher asah veinet tov meod, e Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed era molto buono. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio si sofferma su ogni elemento della creazione, dà un giudizio su ogni elemento della creazione, e il giudizio che è buono. Dopodiché si sofferma sulla creazione nel suo complesso, sull'armonia della creazione in qualche modo, e dice che tutto ciò che Dio ha creato era molto buono. Insomma, la creazione nel suo complesso era molto buono. E però una cosa su cui non viene detto che è buono. Ed è il momento in cui Dio crea l'uomo. Quando Dio crea l'uomo, non c'è scritto Vayar Hashem Ki Tov. Non c'è scritto che Dio vide che era buono. Questo è quello che succede con la creazione dell'uomo. Perché non c'è scritto? Ora, ci sono due interpretazioni. Un'interpretazione è che non c'è scritto che è buono, perché in realtà nel sesto giorno della creazione, che è il giorno della creazione dell'uomo, è già scritto Tov Meod per tutta la creazione. E quindi, in qualche modo, in quel Tov Meod, in quel molto buono, è compresa anche la creazione dell'uomo. Ma in realtà questa interpretazione non è così soddisfacente. C'è un'altra interpretazione. L'altra interpretazione è che sull'uomo non viene detto che è buono, perché in realtà non c'è un giudizio oggettivo sulla creazione dell'uomo. L'uomo non è, non possiamo dire che è buono. Perché non possiamo dire che è buono? Perché dipende dall'uomo essere buono. È quello che dice Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, nel capitolo 5 di Ilchot Teshuvah, le regole sulla penitenza, sul pentimento. Ve lo leggo. Rambam dice Reshut lechol adam netuna, è dato la possibilità a ogni uomo, imratza leatot atzmo lederech tova, se vuole far tendere se stesso, andare verso una strada buona, veliot tzadik, e essere un giusto, a reshut beyado, ha la possibilità di farlo. Veimrazzale a totaz mole derech ra, se invece vuol tendere
verso il male ed essere un malvagio, a Reshut Be'Yado, la possibilità gli viene data. Em abore gozer ala Adam liator velo liotra. Dio non decreta, non stabilisce se l'uomo è buono o cattivo. Non lo stabilisce Dio. All'uomo viene data libertà di scelta. All'uomo viene dato il libero arbitrio. E quindi, visto che all'uomo viene dato il libero arbitrio, non si può dire che l'uomo sia buono. Non possiamo dire. Posso dire di un animale che è buono. Posso dire del sole e della luna che sono buoni, ma non posso dire dell'uomo che è buono, perché la libertà di scelta può fare dell'uomo qualcosa di buono, può fare dell'uomo qualcosa di pessimo, può fare dell'uomo qualcosa che costruisce il mondo, che aiuta Dio nella creazione del mondo, che è associato a Dio nella creazione del mondo, ma può essere anche distruttivo. L'uomo può distruggere il mondo. C'è un famoso Midrash che dice che quando Dio crea l'uomo, lo porta a vedere tutto ciò che ha creato e gli dice: bene, tutto questo ti viene dato a te, vedi di non rovinarlo. L'uomo ha una grandissima capacità distruttiva. Non ha una capacità solo costruttiva, ha una grandissima capacità costruttiva, ma anche una capacità distruttiva. Quindi io non posso dire dell'uomo che è buono. Non lo posso dire perché dipende dall'uomo. Bene. Questo in generale. E quindi in generale non possiamo dire una cosa del genere. Ma in realtà in questo verso, nell'ottove iota Adam Levado, si fa un passo avanti. Che cosa noi diciamo? Diciamo che l'uomo è buono o cattivo a seconda delle sue azioni, a seconda di quello che fa. Quindi, se le sue azioni sono positive, sarà buono, se le sue azioni sono negative, sarà cattivo. Ok? Quindi, la Torah cosa fa? Sospende il giudizio. Sospende il giudizio e non dice né buono né cattivo, non dice niente. L'uomo potrà essere buono, può essere cattivo. Tra l'altro, vi ricordo che la parasha di Bereshit si conclude con questo verso. Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam va'aretz ve kol yetzer machshevot libo rakla kol hayom. E vide Dio che era diventata grande la malvagità dell'uomo sulla terra e tutti i pensieri, le creazioni del suo cuore, le pensieri del suo cuore sono soltanto male tutto il giorno. Allora, non solo l'uomo è buono, ma l'uomo, Dio prende atto della malvagità dell'uomo. Vi ricordo che la parasha successiva a Bereshit è la parasha del diluvio, è la parasha della distruzione del mondo. C'è contraddizione? No, non c'è contraddizione. L'uomo può essere buono, può essere cattivo. Le azioni lo possono usare un termine che usano che usa il Midrash, ma'asecha yekarevucha, ma'asecha yerachakucha. Le tue azioni ti avvicineranno, le tue azioni ti allontaneranno. Questo è l'uomo. Però in questo verso si va un passo avanti. Perché si va un passo avanti? Non si sospende il giudizio. Noi abbiamo detto che Dio sospende il giudizio, non dice né buono né cattivo, non dice niente. Non dice che l'uomo è buono, non dice neanche che l'uomo è cattivo, ovviamente, non dice nulla di questo tema. Però qui invece un giudizio c'è. In questo verso un giudizio c'è. Non è bene, non è buono, perché il termine è sempre lo stesso, è sempre tolgo. Lo vuol dire in ebraico sia bene che buono. Non è bene che l'uomo sia da solo. Questo è un giudizio. Non è bene, punto, non è bene. Non è dipende dall'uomo, eccetera, eccetera. No, non è bene, si decide che non è bene. È un'affermazione molto netta. Non è bene che l'uomo sia da solo, è un'affermazione netta. Non è un'affermazione che permette, insomma, per cui ci possono essere dubbi. C'è una cosa che dice un grande studioso di Tanakh italiano, che è il professor Umberto Cassuto,
Professor Umberto Casuto dice, a proposito della parola lo nella Torah, la negazione in ebraico si può esprimere in due modi, si può dire lo e si può dire en. Casuto dimostra attraverso una serie diverse, non ve li elenco, che quando la Torah dice lo, dice qualcosa di molto più netto, di molto più categorico rispetto a quando dice en. Quando dice en si tratta di un non relativo in qualche modo, mentre quando dice lo dice qualcosa di assoluto. Non è bene, punto, non è bene. E non è bene in maniera assoluta. Bene, a questo punto la domanda è perché non è bene? Perché non è bene che l'uomo sia solo? Vi proporrò alcune risposte a questa domanda. Una risposta la troviamo nel Talmud, nel trattato di Yevamot, pagina 62b del trattato di Yevamot, che dice questo. Asharui belo isha, sharui belo simcha, belo beracha, belo tova. Chi sta senza una donna, chi sta senza la moglie, si starà, non so tradurre esattamente shavui, shavui indica la condizione in cui ci si trova. Si trova in una condizione in cui non c'è gioia, in cui non c'è bene e in cui non c'è benedizione. Insomma, stare da soli non è bene. Stare da soli non è bene, stare da soli ti mette in una condizione psicologica negativa. Non c'è gioia, non c'è benedizione. In qualche modo ci sta dicendo che stiamo male, che stiamo mentalmente male, psicologicamente male. Insomma, non riusciamo a vivere da soli. Abbiamo vivere da soli. Non fa stare bene, ci mette in una condizione in cui non stiamo bene. Questo è quello che dice il Talmud. Quindi in realtà la spiegazione è una spiegazione abbastanza semplice. In realtà l'uomo non riesce a vivere da solo, sia ben chiaro, è un termine, chiaramente questa cosa è riferita alla donna, è riferita alla moglie, e qui stiamo parlando di matrimonio. La serie di lezioni che comincia oggi è dedicata a questo. Però in realtà si può anche allargare il discorso. L'uomo è un essere sociale. L'uomo vive insieme agli altri. L'uomo non è fatto per vivere da solo. L'uomo da solo non sta bene. L'uomo da solo sta male, non solo sta male, ma rischia di combinare disastri. Questo lo vedremo dopo. E quindi non è bene, l'uomo da solo vive male. Questa è l'idea. Ci sono alcuni sviluppi di questa idea. Perché non è bene? Allora, c'è chi vede il non bene, non tanto, non solo, è ben chiaro, non è che le spiegazioni che daremo non sono necessariamente in contraddizione l'una con l'altra, possono essere complementari l'una. Uno sviluppo di questa idea la troviamo sempre nel Talmud, sempre nel Trattato di Yevamot, nella pagina successiva, in cui viene detto che l'uomo e la donna si aiutano a vicenda. Esiste una divisione del lavoro, questa è l'idea che riporta il Yevamot, pagina 63, una divisione del lavoro fra uomo e donna. Se uno pensa di fare tutto il lavoro, vive male. C'è un problema pratico sostanzialmente. Senza divisione del lavoro si vive male. Senza potersi dividere il lavoro all'interno di una famiglia, per esempio, o all'interno di una società, se non c'è una divisione del lavoro, si vive male. Se uno pensa di poter fare tutto, in realtà non riesce a vivere, non riesce a fare tutto. Se fa tutto, tra l'altro, lo fa anche male. E quindi io ho bisogno di dividere il lavoro, ho un bisogno pratico di dividere il lavoro. Il mondo in cui uno pensa di poter
occupare tutti i ruoli è un mondo che, in cui si vive male e in cui le cose non si fanno, non si riescono a fare, non si riesce a fare le cose semplicemente. Io ho bisogno di dividere il lavoro, ognuno ha le sue abilità e io ho bisogno di dividere il lavoro con chi ha alcune abilità rispetto ad altri. Su questo ci può essere un discorso molto largo. Diciamo in maniera una cosa su cui torneremo dopo. L'idea è che uomo e donna sono diversi, questa è un'idea fondamentale in tutta la tradizione ebraica. E ci sono cose che l'uomo riesce a fare meglio della donna, ci sono cose che la donna riesce a fare meglio dell'uomo. Se io mi impunto a voler fare tutto, in realtà lo faccio male. Questa è l'idea. Poi l'idea che poi le cose siano rigidamente divise, questo è già più discutibile. Però l'idea è che ci si divide il lavoro. Quindi ho bisogno di avere una partner, perché la partner con la partner divide il lavoro. Qualcosa del genere, però in maniera completamente diversa, la dice un grande maestro italiano del Cinquecento. Maestro italiano del Cinquecento che è Rabbi Ovadia Sforno. Cosa dice Sforno? Sforno dice: qui non si tratta di un problema pratico. La questione della divisione dei compiti fra uomo e donna non nascono da un problema pratico. Secondo quel passo di Yebamot, in realtà nascono da un problema pratico. Sforno dice: no, il problema non è pratico. Il problema è che l'uomo non ha soltanto un compito pratico. È vero, l'uomo deve costruire il mondo, l'uomo deve sviluppare il mondo, l'uomo deve sviluppare la natura, eccetera, eccetera. È vero, ma l'uomo ha anche un compito spirituale. Gli uomini hanno anche un compito spirituale. Bene, Sforno dice: se l'uomo non ha una donna, non riesce a svolgere il suo compito spirituale. Uomo e donna si completano da questo punto di vista e si aiutano da questo punto di vista. Un uomo senza una donna non riesce a portare a compimento il suo compito spirituale. È un uomo che manca di qualcosa, non da un punto di vista pratico, secondo Sforno, ma da un punto di vista morale, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista spirituale. L'uomo e donna si completano da un punto di vista spirituale. E quindi l'uomo senza donna non riuscirà mai a completare, ad essere un essere umano shalem, per usare il termine ebraico. Shalem in ebraico indica la completezza, l'integrità, eccetera, eccetera. Questa completezza e questa integrità non può essere raggiunta. Insomma, se prendiamo l'immagine del primo uomo come un essere che ha tutte e due le caratteristiche, che poi viene diviso in due parti, bene, soltanto l'unione di un uomo e di una donna può portare alla completezza iniziale, può ricreare la completezza iniziale, l'armonia iniziale. Questo è quello che dice Sforno. Bene, adesso andiamo a un'altra interpretazione. Un'altra interpretazione che cambia completamente le carte in tavola. Ed è l'interpretazione che dà Rashi. Rashi riporta un'interpretazione che in realtà c'è in un Midrash, che è nel Pirkei di Rabbi Eliezer. Vi leggo quello che dice Rashi e poi vedremo di capirlo. Vedremo di capirlo sia da un punto di vista del legame col testo, sia dal punto di vista di quello che Rashi vuol dire. Allora, vi dico quello che dice Rashi. Rashi dice: Shelo yomru shte reshuyot en. Hakadosh Baruch Hu yachid ba'elyonim ve'en lo zug, veze yachid batachtonim ve'en lo zug. Perché non dicano, perché non si dica,
che ci sono due reshuyot, due domini in qualche modo, o due divinità. Dio è unico in alto e non ha una coppia, non ha una partner, Dio è da solo. L'uomo è unico in basso e non ha una partner. Cioè, allora, cosa dice Rashi? Rashi dice: tutti vengono creati a coppie, tutti gli animali vengono creati a coppie. Se l'uomo invece non viene creato a coppia, come è avvenuto all'inizio, quello che potrà succedere è che l'uomo creda di essere Dio e che l'uomo possa pensare di essere Dio. Dio è unico, l'uomo è unico. Dio è unico in alto, l'uomo è unico in basso. Bene. Allora, la spiegazione di Rashi è completamente diversa dalle spiegazioni che abbiamo dato fino adesso. Per prima cosa, tentiamo di capire la motivazione testuale per cui Rashi dice una cosa del genere e non accetta le altre spiegazioni. Lo chiede uno dei commentatori di Rashi. Il commentatore di Rashi dice: ma perché non dà semplicemente la spiegazione che dà il Talmud in Rebbe Mort, quando dice un uomo che è solo, senza gioia, senza bene, senza berha. Quella è la spiegazione, perché non dà questa spiegazione? Perché si va a inventare questa faccenda? Se ben chiaro non se l'è inventata, è basata sul perché di Rabbi Eliezer. Però perché tirare fuori questa roba dei due domini, delle due divinità? Ma da dove viene fuori questa storia delle due divinità? Perché Rashi non dà la spiegazione che dà il Talmud in Rebbe Mort? Questa è la domanda che pongono i commentatori di Rashi. Ma la risposta in realtà è proprio legata al testo, e questo in generale è molto bene tenerlo presente quando si studia Rashi. Rashi spesso cita il Midrash, però Rashi non cita mai un Midrash, semplicemente per raccontare una bella storia e poi portare una bella interpretazione. Rashi, quando cita un Midrash, lo fa perché c'è una difficoltà nel testo. Qual è, secondo Rashi, la difficoltà e qual è il difetto dell'interpretazione che abbiamo dato prima? L'uomo senza una moglie è senza gioia. L'uomo senza una moglie non riesce a completarsi, non riesce a... Bellissima cosa. Secondo Rashi, cosa doveva dire il testo perché queste interpretazioni fossero accettabili? Doveva dire: non è bene per l'uomo essere da solo. Non è bene per l'uomo. Queste sono tutte cose negative per l'uomo. Va benissimo, mi va benissimo. Ma il testo non dice che non è bene per l'uomo essere da solo, dice semplicemente non è bene, punto e basta. Non sta parlando dell'uomo, non sta dicendo ciò che soggettivamente per l'uomo non è bene, ma sta dicendo ciò che oggettivamente non è bene. E quindi Rashi dice non può essere questa la spiegazione, perché l'uomo, la Torah avrebbe dovuto dire lo tov la Adam liot levad, che non è bene per l'uomo essere da solo. La Torah non dice questo, dice semplicemente non è bene. E allora cosa dice Rashi? Se il problema è oggettivo, non è soggettivo, quella spiegazione che abbiamo dato prima non funzionano. E allora che cosa vuol dire non è bene? Non è bene per l'universo, non è bene per il mondo, non è bene per la creazione, non è bene in assoluto. Che l'uomo sia da solo non è bene. Qui entriamo in una interpretazione veramente completamente diversa. L'interpretazione di Rashi in realtà ci dice che la presenza della donna è fondamentale per il disegno stesso della creazione. Il disegno stesso della creazione è che ha come obiettivo finale l'uomo, ma attenzione, l'obiettivo finale è l'uomo che riconosca che Dio è il creatore.
Qual è il grande pericolo? Il grande pericolo è che questo obiettivo finale, che l'uomo creda invece di essere lui stesso Dio. Vi ricordate il Chetta Adam Rishon, il peccato del primo uomo, che tra l'altro è subito dopo la creazione dell'uomo? Cosa dice il serpente a Chavà per convincere a mangiare dal frutto? Il serpente dice a Chavà che Dio gli ha vietato di mangiare da quel frutto, perché sa che nel momento in cui mangerà da quel frutto, gli uomini mangeranno da quel frutto, e sarete come Dio. Gli dice, voi sarete come Dio. Se mangerete da quel frutto, voi sarete come Dio. Dio non vuole che siate come Dio, per questo non vuole che mangiate da quel frutto. Bene, non so se qualcuno di voi ha mai letto un autore che andava molto di moda ai miei tempi, adesso molto meno, Eric Fromm. Eric Fromm ha scritto un libro sull'ebraismo, in realtà, e il libro sull'ebraismo l'ha intitolato Voi sarete come dei. È la citazione di quello che dice il serpente a Chavà, voi sarete come dei. Allora, attenzione, questo è il grande pericolo. Questa è l'idea, questo è il grande pericolo. L'uomo è fondamentale, l'uomo ha capacità straordinarie, l'uomo ha il soffio divino dentro di lui, l'uomo è creato dalla terra ma col soffio divino dentro. L'uomo è straordinario, però il pericolo costante dell'uomo è quello di credersi Dio. C'è un midrash che tutti conoscete, ed è un midrash che riguarda tra l'altro la parasha di questa settimana, che riguarda Avraham Avinu. Midrash molto famoso, quello che viene raccontato anche a scuole elementari, midrash che dice che Avraham comincia il suo avvicinamento al monoteismo facendo un'opera iconoclasta, che è quella di distruggere le statue che erano nella bottega di suo padre, le distrugge tutte, dopodiché lascia una statua in piedi, quella più grande, gli mette un bastone in mano. Quando il padre gli chiede conto della distruzione delle statue, Avraham dice: io non ho fatto niente, è stato lui che si è arrabbiato con tutte le altre divinità e le ha distrutte. E il padre gli dice, stai prendendo in giro, che stai parlando, questi qua sono statue. E Avraham gli dice, ma come, tu dici che sono statue? Fino adesso hai detto che sono divinità, come fai a dire che sono statue, non hanno anima? A questo punto il padre non sa cosa rispondere, lo porta da Nimrod. Da Nimrod, che è il re. Di nuovo, Nimrod gli chiede la stessa cosa. Avraham risponde allo stesso modo e Nimrod dice: smetti di prendermi in giro. Avraham dice: beh, allora tu sei d'accordo che questi non sono divinità? Stai dicendo tu che non sono divinità. E allora chi ha creato tutto questo? Chi ha creato il mondo? Avraham comincia a fargli: beh, può essere il sole che ha creato il mondo. Avraham gli dimostra che non può essere il sole, può essere la luna, possono essere le stelle, il vento, il mare, eccetera, eccetera. A un certo punto esclude tutte le possibilità. Avraham dice un po' enfaticamente nel Midrash: bene, allora chi ha creato tutto questo? E sapete qual è la risposta di Nimrod? L'ho creato io. Okay. Tutto questo l'ho creato io. Beh, siamo davanti alla rappresentazione più netta, più chiara dell'uomo che crede di essere Dio. Beh, l'uomo che crede di essere Dio, in realtà, l'abbiamo avuto varie volte nella storia umana. Gli uomini spesso hanno creduto di essere Dio. C'è un film di Visconti sulla caduta del nazismo, che Visconti intitolò La caduta degli dèi.
l'uomo ha spesso credere. E la Torah vede in questo il vero pericolo. Quando la Torah parla di idolatria, parla in realtà di questo tipo di idolatria, l'uomo che crede di essere. Come si evita una cosa del genere? In vari modi, però uno degli elementi è che l'uomo non è solo. È che l'uomo non può essere Dio perché ci sono altri, perché non è l'unico, non è unico. L'uomo non unico evita il pericolo di divinizzazione dell'uomo. La creazione della donna evita questo pericolo. La creazione della donna rimette l'uomo nella sua dimensione, che è una dimensione altissima, sia ben chiaro, ma è una dimensione altissima che è in realtà quella di essere umano, che è chiamato a collaborare con Dio nella creazione, ma non a credere di essere. Questo è quello che sta dicendo Rashi. E quindi la creazione della donna ha un compito cosmico, ha un compito universale, ha un compito che riguarda l'esistenza stessa del mondo. Bene. Posso dirvi una... L'ho già raccontato una decina di volte almeno, però è divertente, quindi la racconto di nuovo. Quando mi sposai, feci più o meno questa della Shal, uno delle Sheva Berachot del mio matrimonio, dicendo appunto, non questa esattamente, ma riportando l'interpretazione di Rashi, dicendo appunto che che la creazione della donna serve a evitare che l'uomo si creda a Dio. Era presente Rav Eliezer Cohen. Rav Eliezer Cohen commentò in questo modo, disse, beh, qualunque uomo sposato è assolutamente convinto di non essere Dio. Io lo farò, insomma, ci pensa la moglie a fargli capire che non è Dio. E quindi serve anche da un punto di vista pratico a ridimensionarsi. Vabbè. Allora, andiamo alla seconda parte del verso. La seconda parte del verso è questo, Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo vuol dire aiuto, non lo so tradurre, aiuto come vicino a lui, come in confronto a lui, eccetera, eccetera, eccetera. Che vuol dire? È un'espressione stranissima, veramente stranissima. Un'espressione che non troviamo, credo, da altre parti nella Torah. Cioè, se voleva dire un aiuto vicino a lui, ci sono dei termini per dirlo. Kenegdo non vuol dire quello normalmente. Okay? Cosa vuol dire una cosa del genere? Allora, vi porto due interpretazioni, una molto famosa, una meno famosa. L'interpretazione molto famosa, un'interpretazione che troviamo in un Midrash, sempre in Yebamot, Amar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, che cosa vuol dire Ezer Kenegdo? Cosa vuol dire un aiuto Kenegdo? Quello che dice Rabbi Elazar è questo. Zaha osartò, lo zaha Kenegdo. Se meritano, se l'uomo merita, la moglie è in suo aiuto, Ezer, se non lo merita, è contro di lui. Allora, Ezer Kenegdo, secondo Rabbi Elazar, è interpretato in questo modo. Può essere un Ezer, può essere, la parte non può essere un Ezer, può essere un aiuto, oppure può essere Nekdo, può essere contro di lui. Dipende dall'azione dell'uomo. In realtà Ezer Kenegdo è un'alternativa. Può essere Ezer, può essere Kenegdo. In qualche modo è come quello che abbiamo detto sulla creazione dell'uomo. La Torah non dice che è bene, perché dipende dall'uomo, essere bene, che sia bene o che non sia bene, che sia buono o che non sia buono. La stessa cosa riguarda anche un matrimonio.
l'idea è che l'unione di uomo e una donna è fondamentale, ma poi dipende da quello che fanno loro. Dipende da quello che fanno loro, dipende dal modo in cui agiscono. C'è una seconda versione di questa interpretazione della Bia Lazara, che è quella forse più citata. La versione è quella di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fa un giochetto di parole sulla parola Ish e Isha. La parola Ish e Isha, guardate, purtroppo non abbiamo bisogno di scriverla, non so, non la posso scrivere, però provate a pensare, la parola Ish è formata da queste lettere, Aleph, Yud, Shin. Ok? Sono tre lettere, Aleph, Yud, Shin. Isha è formata di nuovo da tre lettere, ma manca la Yud, è Aleph, Shin, Hei. Tutte e due sono tre lettere, in una c'è la Yud e non c'è la Hei, in una c'è la Hei ma non c'è la Yud. Se mettete insieme Yud e Hei, viene fuori il nome di Dio. Cosa dice Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dice: Ish veisha shezachu shechina benem. Un uomo e una donna che hanno meritato la Shechina, la presenza di Dio, è fra di loro. Perché insieme, mettendo insieme le due lettere, formano il nome di Dio, Yud-Hei. Lo zachu non meritano Esh ochaltam, li divora il fuoco, perché se tolgo la Yud e la Hei, le parole che rimangono, le lettere che rimangono sono le parole, le lettere Aleph e Shin. Aleph e Shin formano la parola Esh, la parola fuoco. Okay? Quindi, di nuovo, ritorniamo al concetto in realtà iniziale. Il concetto iniziale è quello della alternativa. L'uomo può essere buono, può essere cattivo, ma anche la coppia può essere buona, può essere cattiva. Dipende dagli esseri umani, dipende da quello che gli esseri umani fanno. Però c'è un altro elemento, è un altro elemento fondamentale da questo punto di vista. L'altro elemento fondamentale lo introduce il Maharal di Praga. Maharal di Praga dice che questa questione dell'alternativa, cioè che in realtà un matrimonio può essere eser, cioè in realtà una costruzione armonica, questa è l'idea, oppure può essere kenegdo, cioè una costruzione disarmonica, in realtà nasce dalla natura stessa dell'uomo e della donna. Maharal dice non solo che uomini e donne sono diversi, sostiene che uomini e donne sono opposti. Questa è l'idea del Maharal. L'idea è che uomo e donna rappresentano due opposti. Il matrimonio è l'unione degli opposti. L'unione degli opposti può generare qualcosa di straordinariamente grande, perché unire gli opposti quello che genera la vita, in realtà. Unire gli opposti può essere straordinariamente importante e può creare un'armonia importantissima, ma può essere anche qualcosa che non riesce, posso non riunire gli opposti. Cosa dice il Maharal commentando l'interpretazione di Rabbi Akiva basata su quelle lettere? Perché Rabbi Akiva tira fuori Dio? Perché dice Shechinah bene? Perché in realtà unire gli opposti è molto complicato, dice il Maharal, e l'unico che può veramente unire gli opposti è Dio. Soltanto Dio può mettere insieme gli opposti. Solo in Dio possono coesistere gli opposti. Se andate a vedere il modo in cui noi descriviamo la divinità, nella divinità noi la descriviamo come un'unione di opposti. Misericordia, giustizia, eccetera, eccetera. È sempre un'unione di opposti. In Dio gli opposti coesistono. Negli uomini la cosa è più complicata. L'uomo può unire gli opposti, però ha bisogno dell'aiuto di Dio. Quindi in realtà c'è un'azione umana, il merito dell'uomo, però c'è bisogno anche di un'azione divina che unisca gli opposti. C'è bisogno dell'aiuto di Dio. Quindi Shechinah Benem,
la Shekinah che è in mezzo a loro, perché in realtà soltanto con l'aiuto di Dio questa armonia di opposti si riesce a creare. Bene, questa idea è un'idea, credo, fondamentale della tradizione ebraica, è un'idea che credo che sia alla base della concezione ebraica del matrimonio. Dico una cosa, non so se femminista o antifemminista, non... Ok. Allora, c'è un famoso midrash molto femminista che viene spesso citato quando si parla della donna. Quando c'è la creazione della donna, c'è scritto che Dio costruì etatzela, costruisce la costola, la parte, decidete voi, non importa che cosa vuol dire. C'è scritto che costruisce. Ora, la parola va'iven può venire da una radice che indica la costruzione, oppure può venire da un'altra radice, e si dice esattamente allo stesso modo, si dice esattamente allo stesso modo, che indica la capacità di capire l'intelligenza. Ora, da qui viene fuori un midrash, che troviamo nel Trattato di Nidda, a pagina 45b. Midrash è questo. Melamed Shenatan Akadosh Baruch Hu Bina Yetera Baisha Yoter Mi Baish. Ci insegna questo Vaiven che Dio ha dato una intelligenza superiore o maggiore, la parola Yetera vuol dire superiore o maggiore, un'intelligenza maggiore nella donna piuttosto che nell'uomo. Insomma, le donne sono più intelligenti dell'uomo. Questa vaive, questa binaria etera, in genere viene citata in maniera molto ampia da tutti i rabbini che vogliono fare i femministi. E quindi, binaria etera è carina, va bene? Che cosa non fanno i rabbini femministi è citare tutte le parti talmudiche antifemministe. E ce n'è una particolarmente antifemminista che riguarda sempre l'intelligenza. Ce n'è una molto antifemminista, molto problematica, che dice che le donne invece da Atam Kalla, che le donne hanno una, come si può dire, Dat Kala, una intelligenza leggera. Va bene? Ok. Allora, che vuol dire? Allora, la spiegazione più semplice: c'è un rabbino femminista, c'è un rabbino antifemminista. Va bene? Ci sono rabbini a cui che apprezzano le donne, ci sono rabbini che non le apprezzano, oppure che hanno avuto esperienze positive o negative. Va bene? Questa è la spiegazione possibile. Okay. Siamo esseri umani. Ognuno ha le sue esperienze. Ma sinceramente, con i rabbini del Talmud questa cosa funziona poco. Perché? Perché in genere sono persone serie, se dicono una cosa è perché la pensano e quindi non stanno semplicemente facendo una battuta. Le donne sono poco intelligenti, le donne sono molto intelligenti. Non è una battuta, stanno dicendo una cosa seria. Allora, cosa stanno dicendo? Se non diciamo che stanno facendo delle battute, facendo dei giochetti linguistici sulle parole. In realtà quello che probabilmente stanno dicendo non è né che le donne sono più intelligenti dell'uomo, né che le donne sono meno intelligenti dell'uomo, anche perché credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza di uomini intelligenti e meno intelligenti e di donne intelligenti e meno intelligenti, sinceramente. Ognuno conosce, credo che abbia conosciuto tutte e due le tipologie, quindi una frase del genere assoluta, cioè, le persone sono diverse. Cosa può voler dire? Ora, voi sapete che ci sono vari modi nella tradizione ebraica per parlare di intelligenza. Voi conoscete tutti un movimento,
importante a Milano, che è il movimento Chabad. Sapete perché si chiamano Chabad i Chabad? Chabad si chiamano Chabad perché si riferiscono alle tre sefirot superiori della Kabbalah, tre sfere superiori della Kabbalah, non parlo di Kabbalah, altro, che sono Chochmah, Binah, Vedat. Chochmah, Binah, Vedat sono in realtà tre tipi di intelligenza che sono riferite al Hashem, sono riferite a Kadosh Baruch Hu, però Chochmah, Binah, Vedat in realtà riguardano anche gli esseri umani. Anche in noi ci sono, cioè Chochmah, Binah, Vedat. Che cosa sono Chochmah, Binah, Vedat? Bene, fra un paio d'anni riusciremo, magari se studiamo per un paio d'anni, magari riusciamo a dare anche una risposta a questa domanda. Però vi do una risposta semplice che una volta mi hanno dato, che è carina, magari non copre tutto, sia ben chiaro, su questa roba ci sono non volumi, ci sono decine di volumi su ognuna di queste cose. Però c'è una risposta una volta che mi diede Rav Magnus, che è carina, e ve la porto. La risposta è questa. Che cosa sono, cos'è Chochmah, cos'è Binah, cos'è Dat? Allora, io vedo due persone che stanno parlando. Mi metto ad ascoltare, capisco quello che dicono. Capisco quello che sostiene uno, capisco quello che sostiene l'altro, stanno discutendo. Questo è Chochmah. Chochmah è capire quello che viene detto. Chochmah è prendere un libro e capire quello che c'è scritto nel libro. Quindi vedo due persone che stanno parlando, so quello che stanno dicendo, so cosa sostiene uno, so cosa sostiene l'altro. Questa è Chochmah. Non è scontato. Le persone ascoltano senza capire niente di quello che viene detto. Binah. Dopo averli ascoltato, capisco, deduco, che fra 10 minuti questi litigano. Fra 10 minuti si accapiranno. Ho capito quello che stanno dicendo, ho capito anche come andrà a finire. Andrà a finire che litigano. Questo è Chochmah e questo è Binah. Binah è, secondo la definizione che dà Chachamim, le'avin davar mitoch davar. Capire una cosa dall'altra. Okay? Riuscire a dedurre, la capacità deduttiva, questo è la Binah. Cos'è Da'at? Da'at è che a un certo punto devo decidere che cosa fare. Devo tirare le conclusioni da quello che ho capito e devo arrivare a un punto. Devo avere una capacità di sintesi. Questo è il Da'at. A un certo punto devo dire, ok, va bene, questi staranno litigando, che faccio? Bene, che cosa sta dicendo il Talmud quando dice le donne hanno binai e tera, sta dicendo che le donne hanno capacità deduttive maggiori. Cosa sta dicendo? Dicendo che l'uomo ha maggiore Da'at, sta dicendo che forse l'uomo ha una capacità di sintesi maggiore. Forse questo, comunque, quello che sta dicendo è che hanno, non che sono uno più intelligente dell'altro, che hanno due intelligenze diverse. È ben chiaro, sia l'uomo che la donna hanno sia la capacità deduttiva che la capacità di sintesi, è ben chiaro, tutti hanno. Il problema è chi ne ha di più. Ok, questo è il problema. Quest'idea è un'idea fondamentale. Quest'idea è che siamo davanti a due intelligenze diverse. Vi faccio un esempio, altro esempio. Che in realtà questo è la posta in gioco, quella della capacità deduttiva. C'è una, nella sempre parashot, non so come mai mi è capitato così, nella parashot che leggiamo adesso, la parashot della scorsa settimana e di questa settimana, c'è a un certo punto una discussione fra Avram e Sarah. C'è una discussione fra Avram e Sarah sui figli. Avram non è d'accordo con quello che dice Sarah, Sarah non è d'accordo con quello che dice Avram, è una discussione netta, e a un certo punto Sarah dice, beh, decida Dio chi ha ragione.
Chi fra noi due ha ragione? E la risposta che Dio dà ad Abraham, è una risposta che è diventata piuttosto famosa, è: tutto ciò che dice sarà ascolto. Ok, ciò che dice sarà ascolto. Da qui i Chachamim dicono che sarà e superiore ad Avram in profezia. E la profezia, insomma, può essere associata alla capacità deduttiva. Sarà riesce a vedere più lontano di Avram, questa è l'idea, riesce a vedere più lontano di Avram. Questa idea in qualche modo è rappresentata anche nel Midrash che abbiamo citato, con questo poi chiudo, nel Midrash che abbiamo citato di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice che nella parola Ish c'è una lettera che non c'è nella parola Isha, nella parola Isha c'è una lettera che non c'è nella parola Ish, la Yud nella parola Ish, la He nella parola Isha. Queste due lettere, secondo il Talmud, la Yud e la He, non sono semplicemente due lettere del nome di Dio, ma sono anche le lettere con cui Dio ha creato il mondo. Attenzione, però due mondi diversi. La He è la lettera con cui ha creato questo mondo e la Yud è la lettera con cui Dio ha creato il mondo a venire. Per cui in realtà unione di Ish e Isha è anche unione di questo mondo col mondo a venire. Grazie, Rav. E allora, invitando chi vuole fare domande a prenotarsi sulla chat, do la parola a Francesca, che voleva fare una domanda al Rav. Prego, Francesca, puoi smutarti da sola. Che è successo? Un attimo, ho perso Francesca. Ho perso Francesca, non c'è più Francesca con noi, sarà prenotata. Forse è dovuta uscire. Va bene, c'è nessun altro che vuol fare domande al Rav? Mentre aspettiamo, vi ricordo che il secondo appuntamento del ciclo della coppia e la famiglia è lunedì prossimo e avremo con noi Rav Gadi Piperno, che parlerà dei feti si urtavano nel ventre. Invece domenica, sempre alle ore, ve lo dico subito, scusate, alle 5, eccolo qua, alle ore 16, non più 17 come altre volte, abbiamo la presentazione del libro Un ebreo in camicia nera di Paolo Salom, con Ugo Volli e Fiona Diwan. Allora Rav, io non ho altre domande prenotate, per cui ti lascerei staccare, ti ringrazio a nome di tutti e alla prossima. Grazie a voi. Buona serata. Ciao a tutti.